Walking Dead, episodio 13, settima stagione, siamo quasi alla fine. Puntata molto molto importante, secondo me non abbiamo ancora visto proprio il succo di quello che volevamo vedere per ora, ma ci sono cose molto molto interessanti in questo episodio. Allora, in questa puntata vediamo che Ezekiel e altri uomini, tra cui Benjamin, Richard, insomma, quelli che i più importanti del regno devono fare una consegna con i salvatori. Devono fare questa consegna e durante però il tragitto incontrano un ostacolo che non gli permette di andare oltre. Un blocco che sembra essere stato messo dai salvatori. Ma alla fine, diciamo, riescono a superarlo senza grosse difficoltà. Raggiungono finalmente i salvatori. In questa consegna però alla fine succede un piccolo intoppo. Infatti, quelli del regno dovevano consegnare 12 meloni, se non sbaglio, ma i salvatori ne trovano soltanto 11 e quindi si incacchiano. Si incacchiano e per questa cosa uno di loro dovrà pagarla. Infatti, quello che sta per essere ucciso è Richard, ma colpo di scena, quel figlio di puttana dei capelli lunghi che non mi ricordo il nome, spara a Benjamin, ferendolo gravemente e facendolo morire per dissanguamento. Questa cosa fa andare veramente in bestia Morgan, che aveva ormai visto in Benjamin il figlio che ormai aveva perso. Sentiva un po' una sensazione di padre-figlio con Benjamin, e questa morte lo fa veramente impazzire di brutto. Infatti, ci saranno delle scene in cui, non so, sembra quasi che inizia a tagliarsi il braccio. Ci sono dei flashback del figlio, ci sono alcune immagini del figlio, ed è una scena molto, molto bella, ma anche molto inquietante, devo dire. Si viene poi a scoprire che tutto questo era stato architettato da Richard. Richard infatti voleva in qualche modo che i salvatori si incazzassero in modo da ucciderlo e spinge quindi Ezekiel e compagnia ad attaccare finalmente i salvatori. Morgan è quasi sul punto di ammazzarlo, ma ci riflette e non lo fa. Ci sarà poi un altro incontro con i salvatori in cui finalmente daranno il melone che tanto mancava, ma che tutto sto bordello per un cazzo. E durante questo scambio succede qualcosa di inaspettato. Morgan attacca Richard così all'improvviso. Lo comincia a strangolare e alla fine lo uccide. Signori, Morgan fa la sua prima uccisione dopo il suo cambiamento. Dopo averlo ucciso con tutta la calma del mondo, spiega a tutti quanti, i salvatori compresi, che è stata colpa sua, che è stato lui ad architettare tutto e che se Benjamin è morto è soltanto per colpa sua, che aveva architettato questo piano per fare in modo che Salvatori e quelli del regno non andassero più d'accordo. Dopo questo momento veramente pazzesco, si torna nel regno. Nel regno abbiamo finalmente una scena che aspettavamo sicuramente in tanti. Ovvero Carol che viene a conoscenza del fatto che Abraham e Glenn sono stati uccisi. Sarà proprio Morgan a dirgli questa cosa. E ovviamente, ovviamente, come ci aspettavamo, vedremo Carol incazzata che si dirige nel regno per chiedere a Ezekiel di attaccare finalmente i salvatori. Che porca puttana, era ora cazzo? Ma Ezekiel dice che non è ancora il momento, ma che questo accadrà molto presto. E porca puttana, siamo alla 7x13, diamoci una cazzo di mossa, porca di quella puttana. Sinceramente non mi aspettavo la morte di Richard, anzi, pensavo sarebbe morto, ma che sarebbe morto magari durante la guerra contro i salvatori. Mentre ha avuto una morte, secondo me, giusta. Comunque è stata una morte che è servita a smuovere la gente del regno. Ezekiel quindi sembra essere pronto a combattere, lui e anche Rick ormai si stanno mettendo d'accordo con la gente della spazzatura, che non so come definire perché quel gruppo non mi sembra abbia un nome, almeno per quanto ne. E quindi ormai ci siamo ragazzi, sta per arrivare sicuramente il momento della guerra, non vedo l'ora perché porca puttana, cioè sono passate 13 puntate. Porca miseria, deve succedere qualcosa, deve assolutamente succedere. Speriamo, speriamo in un grandissimo finale di stagione. Piccolo spoiler, se così si può dire prima di finire questo video, è che sembrerebbe che nel finale di stagione ci sarà qualche altra morte di qualche personaggio
personaggio importante. A parer mio, secondo me, quella che ci lascerà le penne sarà Sasha. Sasha anche perché è un personaggio che ultimamente, non lo so, sta perdendo la sua importanza. Cioè, voglio dire, almeno per me non è mai stato un personaggio importantissimo che ho considerato magari come Glenn, come Lori, come Shane. No, è sempre stato un personaggio un po'. Alla fine, allo stesso livello di Tyrese. Tyrese forse è un po' più importante. Però comunque voglio dire, un personaggio a cui non mi sono mai legato e che secondo me questo è il momento giusto per farla crepare. Voglio essere cattivo, però secondo me la sua morte ci starebbe benissimo, visto che sta per attaccare di nascosto Negan, e questo lo vedremo nella prossima puntata perché nel promo della 7x14 ci sarà il momento in cui Sasha tenterà di uccidere Negan, quindi è molto probabile che ci lascerà le penne. Chi lo sa, magari a sorpresa avremo delle morti inaspettate come quelle di oggi. Con Walking Dead ci vediamo la prossima settimana con la 7x14, che sarà sicuramente un puntatone. Ormai siamo proprio agli sgoccioli. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!